Sapete voi due, siete sicuramente l'uno l'opposto dell'altro, eppure siete uniti da un'unica cosa, me. Ma non posso fare affidamento per sempre su qualcuno per risolvere le mie situazioni personali. Dovrò iniziare a viaggiare da sola, dovrò essere capace di scegliere per me stessa senza l'aiuto di nessuno. Mi dirigerò a ovest in cerca di qualcuno che sappia come combattere i vampiri. Non vi sto abbandonando, sto solo cercando di guardare avanti quando un giorno non avrò nessuno ad aiutarmi e dovrò decidere da sola. Spero che voi capiate il mio punto di vista. Prima di andare, sarà meglio prepararsi. Tutti i fucili a pompa che ho avuto fino ad ora non sono stati male, ma nessuno mi ha dato un feeling particolare. Vediamo se questo fa lo stesso effetto. Mettiamogli dei pezzi migliorati, cambiamogli lo stock, mettiamogli uno scudo di calore. Il ring rail mi permette di mettergli il mirino. Quello tattico mi permette di mettergli il mirino ed altri componenti. Proviamo. Possiamo mettergli il laser. Possiamo mettere il laser un po' da tutte le parti in pratica. Anche sotto, anche sopra, dove vogliamo. Aumentiamo il caricatore. E se volessimo cambiargli la skin, possiamo farlo, giocando un po' con i file, ma non è questo il momento. Un fucile a pompa da 168 di danno. Non è male. Vediamo se abbiamo qualche mod appropiata da inserirgli. Potremmo far sanguinare i nemici con questo fucile a pompa. Oppure potremmo non dover mai ricaricare. Ma perché no, potremmo aumentare anche il danno agli arti. O ignorare la resistenza del bersaglio. Dai, facciamo penetrante. Ho modificato il Q35 al suo massimo potenziale. E devo dirlo, non è niente male. Ma ho anche modificato il prototipo del fucile Gauss, rendendolo al plasma. Il problema è che nessuno dei due sembra essere l'arma giusta per me. Nessuna delle due mi sembra appropriata. Vediamo se possiamo creare qualcos'altro. Un'arma tipo l'accelerator. Sì. Potrebbe essere una buona arma. Vediamo come si modifica. Possiamo mettere il danno da fuoco, il danno da impulso, aumentare il danno critico o aumentare la penetrazione. Quello da impulso non sembra male. Oh, questo sì che è molto Widowmaker adesso. Il reactor barrel fa un sacco di danno e consuma 5 plasma cell a colpo. Non male. Per questi due invece mi serve esperto di demolizioni al 3 e al 4. Ognuno sembra meglio dell'altro finora. Possiamo renderlo uno shotgun, una machine pistol, un SMG oppure uno sniper. Iniziamo a provare il reactor. Modifichiamogli il grip ed infine cambiamogli colore. Giallo, ti dirò che non mi dispiace. Wow! Beh, che dire. Questa è una bella esplosione al plasma. Oh cavolo, è affetto dalla gravità questo. Sì, è affetto, sì, è un lanciagranate in pratica. Non male, non male. Ma ricerco qualcosa di forse più veloce. D'altronde grossi calibri già ce li abbiamo. A me serve qualcosa di veloce. Qualcosa di efficace. Qualcosa che faccia male nel tempo. Benvenuto in squadra, Typhoon. Ed infine, manca solo un ultimo pezzo per iniziare il nostro viaggio. Si dice che una donna, quando cambia vita, debba cambiare qualcosa di sé. Credo che cambiare il mio look rispetti questo requisito. È il momento di fare un cambio di vita. Cappello a parte che è troppo piccolo, il mio nuovo vestito per andare a caccia di vampiri è pronto. Questo vestito è appropriato a una cacciatrice come me. Mettiamo giù i vestiti che non ci servono. Grazie Johnny di essere rimasto con me fino ad ora. Sai, se non fosse che questo elmetto a me non piace, l'aspetto non sarebbe neanche così male. È mattina. È ora di partire. Mi dirigerò a ovest. Forse lì troverò qualcuno che mi può aiutare. Mettiamoci la maschera e partiamo. Prima di andare a ovest, però, dobbiamo fare una deviazione. Ecco a te i documenti tecnici. Ho documenti tecnici per te. Splendido. Oh Gesù, che cosa c'è di sbagliato in tutto ciò? Da dove inizio?
Ti manca un braccio, il tuo fucile è rotto. Dio mio, se sei un figo tu. Ed ecco a te i tuoi stupidi rottami, Aelin. Ecco qui, bene. E ora verso le entrate appalacchiane. Eccoci arrivati. Le montagne appalacchiane. Buongiorno, Atomguard. La storia dell'atomo deve essere diffuso e tutti devono conoscerlo. Certo, hai ragione. Sai che cosa ti dico? Preferisco gli Atomguard che mi parlano dell'atomo piuttosto che i figli dell'atomo. Almeno loro fanno qualcosa di concreto. Può essere purificata soltanto nel fuoco dell'atomo. E c'ha ragione. Ci sono degli yaoguai qua. Ecco fatto. Nessuno mi disturberà. Stai buono, lupacchiotto. Sono qui per un motivo, e un motivo soltanto. Che bella musica! Non mettetevi sul mio cammino, lupi! Sono molto più feroce di quanto voi possiate mai essere. Sono una madre che ha perso marito e figlio nello stesso momento. Ma soprattutto sono una combattente che non si fermerà davanti a nulla! Non mi fermerete! Né ora, né mai. Riduce il danno dei ghoul. Wow. Ah, ma guarda, dei vampiri. C'è un motivo se mi sono diretto qui, ed è proprio per fermarvi. Eccoci arrivati. Salve, cacciatore. Il castello Kunzlitz. Spero di trovare le risposte che cerco qui. Alla fine siamo tutti figli. Sto cercando qualcuno che mi dia delle risposte. Dunque allora, da dove devo iniziare? Avete pure un martello oltre che una spada, eh? Sei tu il grande capo, vero? Credo che la sedia sia sbagliata, ma quella mi sa che è colpa mia. Mi sa che è colpa mia che ho cambiato la sedia di mamma Murphy. Welcome to the Atom Guard Order. Speak your peace or be gone. Voglio unirmi al vostro ordine. Voglio combattere i vampiri. Such fervor. A trait of many initiates. A trait of many failures. Hai ragione. What we need are hands that can wield stakes and holy Atom's light. Are you ready to make the holy warrior's vow? Are you ready to swear faith to Atom and loyalty to the order? Assolutamente. Per ripulire il mondo da questi abomini, io accetto. So be it. Initiate, as of now you will carry the light of Atom to all his creations and strike fear into the hearts of all heretics. Assolutamente. Hai qualche compito per me? One of the order's mandates is to slay vampires. You will be our crusader. Bring me vampire dust as proof of your godly work. You will be rewarded. D'accordo. Ti porterò della polvere di vampiro. Avete qualche magia da insegnarmi? Yes. Adam blessed our order with his light. All members can wield this power. It is, however, only useful against false Adam, vampires. Certo. You need only to visit the altar of Adam on the other side of the castle. Beneath the feast antechamber, Atom will grant you his gift. Ti ringrazio, paladino. Per ora è tutto. Go, initiate, and carry the light of Atom with you. D'accordo. Forse dovrei togliere la mod. Ok, ora la sedia è molto meglio. Vediamo dove si trovano questi eretici. Uno si trova qui, uno qui, uno si trova proprio qui vicino invece. Altri probabilmente si trovano a Far Harbor. La cosa non mi sorprende. Dopo aver visto quel castello. E uno si trova al cimitero. Credo che questo l'abbiamo già incontrato. Va bene. Compirò la mia missione e andrò ad uccidere i vampiri. Prenderò in prestito anche questa spada. Fa 291 di danno. Non male. Esattamente come la spada dei vampiri. Madonna, quanto contenuto in una mod però. C'è veramente roba da DLC questa. E lei chi è? I am the Order's Battlemaster. Ah, il Battle Master. Hai qualcosa da vendermi? Only essential equipment of the order. Perfetto. Hai tutto ciò che ci serve. Armi, vestiti, magie e picchetti di legno.
prenderò questi se non ti dispiace. Vediamo come sono. Tra l'altro, Battle Master, possiamo fare un combattimento? Good. A battle-hardened member will fight vampires well. Ti ringrazio. Oh, la madonna! Calmo! Potevi almeno avvertirmi, no? Colpito! Dai, vieni! Forza! Oh, la miseria! Che colpo! Voglio impararla anch'io, quella magia! Ti ho ucciso! Questi li prendo io. Ma... è morto? Scusate. Paladino? Questo è morto. Ma non volevo ucciderlo. Era uno scontro amichevole. Guardi, le chiedo scusa per prima. E questo altare invece... è quello dedito alla magia degli Atomguard. L'altare del Santo Atomo. Vediamo cosa questo altare può fare per noi. Sì, accetto la tua magia. Teletrasporto e Burst e il fuoco. Perfetto. E anche la cura. Lo shield, la madonna. Niente più? L'Atom Burst spinge via i nemici. La cura consuma il 50% delle radiazioni per curarci. Lo shield aumenta la protezione del 50%. E il teletrasporto ci riporta al castello. Sarebbero da provare. Soprattutto questo. Anche perché adesso non ho radiazioni. All'altare che cosa possiamo creare? Niente, è un tavolo da lavoro come tanti altri. Però sarebbe bellissimo da avere in casa sta roba. Cioè, guarda che bello. Forse è qua che si usa il teletrasporto. Qui ci sono delle chiavi. Le chiavi di una prigione. Prima effettivamente ho visto una prigione. Quindi sei tu la prigioniera. Sei una vampira. What? You expected a gratitude blowjob or something? No, non mi aspetto nulla da te. Non mi fido di voi vampiri. E nonostante abbia la possibilità di liberarti, non credere che lo farò. Questa è una missione che dovrò compiere da solo. Nessuno dovrà essere coinvolto nei miei affari personali. Sconfiggerò i vampiri con le mie sole forze. Che la caccia abbia inizio.